23 maggio, Capaci. 19 luglio, Via D'Amelio. 2 stragi a 57 giorni di distanza. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Emanuele Aloi, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Uomini e donne che hanno lasciato un'impronta indelebile lungo il cammino. Persone semplici nella loro straordinarietà. Falcone e Borsellino, due nomi che viaggiano insieme nell'immaginario collettivo. Ma a 30 anni dalla morte, cosa resta del loro sacrificio? Quale storia viene ricordata? Falcone e Borsellino, ostacolati, delegittimati, isolati, traditi, uccisi, e infine dimenticati, se si pensa che oggi vengono messe in dubbio leggi come quelle sull'ergastolo ostativo, il 41 bis, e minati istituti come quello delle collaborazioni con la giustizia. Su Capaci e Via D'Amelio molto è stato fatto. Pericolosi latitanti sono finiti in manette e decine di boss condannati in via definitiva. Sono stati rivelati depistaggi clamorosi, sono scomparsi documenti e con essi frammenti di verità. Oggi più che mai è necessario interrogarsi sul perché e chi ha voluto quelle morti. Certamente Cosa Nostra aveva i suoi interessi e le sue vendette, ma era sola? 30 anni dopo non è più ammissibile ritenerlo. Le prove acquisite, i processi, le inchieste, le testimonianze, i frammenti di verità fin qui ottenuti grazie all'impegno di magistrati ed investigatori che hanno raccolto il loro testimone nella lotta al sistema criminale fanno emergere in maniera chiara che vi furono mandanti esterni. Vediamoli. Partiamo da Falcone, che doveva essere ucciso a Roma a colpi di Kalashnikov. Era già lì un comando di uomini scelti come Matteo Messina Denaro, l'attuale boss latitante capo di Cosa Nostra, Giuseppe Filippo Graviano, Lorenzo Tinnirello e Fifetto Cannella. Poi il contrordine. Riina mi disse di tornare giù perché aveva trovato una soluzione migliore. Gaspare Spatuzza, il pentito che ha raccontato una nuova verità sulla strage di Via D'Amelio, ha spiegato che con quel cambio di programma cambia tutto, che poi non c'è solo mafia. Cosa voleva dire? Tornano alla mente le parole di Totò Cangemi, collaboratore di giustizia, ex boss di Porta Nuova e membro della cupola. Riina è stato preso per la manina per fare le stragi. Mi fece i nomi di Berlusconi e dell'Utri. Totò Cangemi, morto nel 2011, era depositario di diversi segreti. Se fosse ancora in vita, potrebbe spiegare le parole di Riina, intercettato il 6 agosto 2013 nel cortile del carcere milanese di Opera. Al compagno Dora Daria, Alberto Lorusso, disse: Totò Cangemi dice che dobbiamo inventare che la morte di Falcone, che ci deve inventare? Gli ho detto: se lo sanno, la cosa è finita. Perché un capomafia poi pentito come Cangemi aveva urgenza di inventarsi qualcosa su Capaci? Cosa non si doveva dire? C'era forse l'ombra inquietante di moventi e mandanti occulti? Una perizia dell'FBI fa emergere che sulla scena del crimine c'erano tracce di Semtex, esplosivo di tipo bellico, prodotto all'epoca in Repubblica Ceca. C'è l'ipotesi di un doppio cantiere a supporto di quello di Cosa Nostra, ma con un'origine non mafiosa. C'è poi la testimonianza sulla presenza di un furgoncino bianco, forse un Fiat Ducato, circondato da 6 persone, sedicenti operai che si muovevano sull'asfalto che sarebbe diventato terreno di strage, senza che nessuno avesse mai ordinato di fare dei lavori nei dintorni. Tra le coincidenze vi è anche un foglietto, ritrovato sul luogo della strage, con il numero di telefono di un agente dei servizi di sicurezza. Sappiamo inoltre che a premere il telecomando che azionò la bomba non doveva essere l'ex boss di San Giuseppe Jato Giovanni Brusca, ma Pietro Rampulla, un mafioso della provincia di Messina, ex fascista, vicino a Ordine Nuovo ed esperto di esplosivi. Non si presentò per un improvviso impegno.
A volte nel mistero sono anche tre telefonate partite da uno dei cellulari clonati in possesso di Cosa Nostra, usato da uno degli stragisti, Nino Gioè, poi morto a Rebibbia nel 1993 in circostanze tutt'altro che chiare. Erano tutte indirizzate a un'utenza del Minnesota, negli Stati Uniti d'America. Ma con chi parlava Gioè in America? Ci sono poi i guanti di lattice, la torcia e il tubetto di mastice ritrovati a poche decine di metri dal cratere di Capaci. L'analisi del DNA su quei guanti ha permesso di rinvenire tracce genetiche riconducibili a una persona di sesso femminile. C'era anche una donna nel comando che agì su Capaci. Il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè ha parlato di tastate di polso per portare avanti le stragi, un sondaggio tra ambienti imprenditoriali e politici vicini a Cosa Nostra per valutare la condivisione o meno degli obiettivi. Subito dopo il fallito attentato alla Daura, Falcone parlò al giornalista Saverio Lodato di menti raffinatissime. Sentito al processo sulla morte del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, il giornalista ha affermato che Falcone vedeva come regista delle menti raffinatissime Bruno Contrada. Bruno Contrada cosa... Lui lo vedeva come un grande regista di quelle menti raffinatissime che guidavano la mafia dall'esterno. Ex alto funzionario del SISDE ed ex dirigente della squadra mobile di Palermo. Dopo Capaci, qualcuno, certo non uomini di Cosa Nostra, riuscì a manomettere i supporti informatici di Falcone presso il suo ufficio del Ministero di Grazia e Giustizia e l'agenda elettronica. In quegli anni Falcone, dentro e fuori la stessa magistratura, venne isolato, delegittimato, attaccato in maniera vergognosa. E le clamorose bocciature a procuratore capo di Palermo, all'alto commissariato o all'interno del CSM stesso furono schiaffi che non possono essere dimenticati. Ancor più oggi che in quegli stessi palazzi la storia si ripete contro chi ne ha raccolto l'eredità. La morte di Falcone si lega indubbiamente con quella di Borsellino, che il 25 giugno 1992, in un intervento particolarmente emozionante a Casa Professa, a Palermo, non solo aveva ricostruito il lento e costante isolamento di Falcone fino al tradimento di qualche Giuda, ma si era esposto come testimone chiedendo di essere sentito dai magistrati di Caltanissetta che indagavano su Capaci. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Due giorni prima della strage di Capaci, Borsellino rilasciò un'intervista a due giornalisti della TV francese Canal Plus, in cui parlò di contatti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e lo stalliere mafioso di Arcore, Vittorio Mangano. Tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto? Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Recentemente sono stati trovati appunti di Falcone su un'audizione del pentito Francesco Marino Mannoia. Su carta si leggeva: Scinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 milioni ai Grado e anche a Vittorio Mangano. Nomi mai finiti nei verbali di Mannoia, ma segnati nel block notice del giudice, perché ritenuti di interesse. La storia dirà il perché quei nomi non erano affatto di poco conto, ed è facile pensare che già allora i due magistrati avessero intenzione di andare a fondo su quei rapporti. Per capire cosa portò all'accelerazione della strage di Via D'Amelio, bisogna comprendere quel che accadde nei 57 giorni che la separano da quella di Capaci.
È un dato acquisito che in quel periodo Borsellino chiese informazioni sull'inchiesta Mafia Appalti, ma sappiamo anche che era stato informato sulla trattativa, o meglio del dialogo avviato tra i carabinieri del ROS e Vito Ciancimino, e che il 1 luglio iniziò ad interrogare il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, che gli parlò di soggetti istituzionali come il giudice Signorino e Bruno Contrada. Sempre in quel periodo raccolse anche le dichiarazioni di Leonardo Messina, boss di San Cataldo, vicino al clan di Piddu Madonia, responsabile di Cosa Nostra per la provincia di Caltanissetta. Quest'ultimo, nel dicembre 1992, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, parlò del progetto politico di Cosa Nostra maturato in alcune riunioni del 1991, nelle campagne di Enna, con esponenti della massoneria e dell'estrema destra. Temi che avrebbe affrontato con Borsellino anche fuori interrogatorio. Su Via D'Amelio c'è poi la costante dei servizi segreti. Sedicenti 007 furono avvistati sul luogo della strage ancor prima delle forze di polizia, totalmente indifferenti ai feriti e ai cadaveri. Di mandanti e concorrenti esterni ha parlato il collaboratore Gaspare Spatuzza, reo confesso della strage, il quale ha rivelato che alle operazioni di caricamento dell'esplosivo nel garage di Villa Sevaglios a Palermo aveva partecipato un soggetto esterno a Cosa Nostra. Ai magistrati indicò anche un individuo di una certa somiglianza, era un appartenente ai servizi segreti. Sempre Spatuzza ha raccontato i dettagli di quella che doveva essere l'ultima strage, quello dello Stadio Olimpico a Roma. Un ultimo colpetto, nonostante il boss Graviano gli parlò di un accordo raggiunto con i soliti noti, Dell'Utri e Berlusconi. I due sono tutt'oggi indagati a Firenze come mandanti esterni delle stragi. C'è chi le considera vecchie storie, ma le stragi non sono confinate solo nel passato. In questi anni, inchieste e processi hanno contribuito a svelare nuovi elementi per una ricerca della verità che non si è mai interrotta, e ciò che sembrava impossibile è stato svelato, come la partecipazione alle stragi dell''Ndrangheta. Oggi la mafia resta potente grazie ai fiumi di denaro ricavati in gran parte dal traffico di droga di cui l''Ndrangheta ha il monopolio in Occidente, ma anche grazie ai segreti. Sono i segreti che permettono all'ultimo degli stragisti, il boss trapanese Matteo Messina Denaro, di essere ancora libero. È lui ad aver ordinato ai boss di Palermo di preparare un attentato nei confronti del magistrato Nino Di Matteo. I pentiti hanno confermato che avrebbe inviato delle missive nel dicembre 2012 in cui spiegava che Di Matteo andava fermato in quanto si è spinto troppo oltre. Il boss trasmette l'ordine, ma l'input è esterno. Chi avrebbe dato queste indicazioni a Messina Denaro? Gli stessi mandanti di Borsellino, ha assicurato il collaboratore di giustizia Vito Galatolo, figlio del grande boss di Palermo Vincenzo Galatolo. Dal carcere Totò Riina nel 2013 diceva: per fortuna l'attentato contro Di Matteo non è stato ancora eseguito, ma come hanno scritto i magistrati nisseni nell'ordinanza di archiviazione, certamente resta operativo. Se dovesse essere messo in atto, lo Stato italiano si macchierebbe di complicità. E sarebbe lo stesso se venissero compiuti attentati nei confronti di altri magistrati in prima linea, come Nicola Gratteri, a cui recentemente è stata potenziata la scorta dopo che è stata diffusa la notizia di un progetto di morte con un ordigno esplosivo. Ugualmente a rischio vi sono altri magistrati come Luca Tescaroli, Roberto Scarpinato o Giuseppe Lombardo. Quest'ultimo, titolare di alcune delle inchieste più delicate condotte contro le cosche di Reggio Calabria, colui che ha tolto il velo sugli invisibili di mafia, massoneria, politica ed alta finanza che stringono accordi in nome di obiettivi comuni. Telefonate, lettere anonime,
Proiettili rinvenuti sono solo alcuni esempi delle minacce poste in essere contro questo magistrato. Magistrati minacciati che rischiano di essere uccisi perché davvero vogliono lottare contro quel sistema criminale integrato che ha come protagonisti personaggi di alto livello, capaci di condurre affari nella finanza mondiale, stringere patti con le mafie, se non addirittura dare ordini su strategie e delitti da compiere. A 30 anni dalle stragi è qui che si gioca la partita. Sulla Costituzione, sulla riforma della giustizia, sulle carceri, sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò avviene nella silente complicità di quei partiti che hanno tradito il popolo e che oggi si trovano al governo accanto a Forza Italia, un partito fondato da uomini vicini alla mafia. Un governo di pavidi, traditori o complici. Questa oggi è l'oltraggiosa realtà e non si può dimenticare, perché è parlando del presente che la memoria acquista un senso. È tempo che tutte le verità siano svelate, a cominciare da quella su Capaci, su tutte le altre stragi e sulle trattative. Nella speranza che sia messo un punto, senza ipocrisie e false passerelle.